Buongiorno Fatti e Misfatti, vedete, speciale. Quando è speciale sapete che anche l'ospite è speciale. E l'ospite è speciale perché fa parte di un discorso che stiamo portando avanti da tempo e che porteremo avanti ancora fino alle elezioni del 4 marzo e naturalmente in questo caso l'ospite che mancava al vostro conto, perché ve li sarete fatti i conti con Berlusconi, Renzi e gli altri, è Luigi Di Maio. Salve, Movimento 5 buongiorno. Stelle, un italiano su quattro vota per la lista che, beh, faccio un calcolo approssimativo, ma non credo di sbagliare di molto, per le liste che il Movimento 5 Stelle propone, sia nell'altra legislatura, quella che sta finendo, e sia probabilmente, ma poi Di Maio spera di più, insomma, Esatto, speriamo anche di più. spera di più, no? Lui spera il 40, spera, Io no? spero il più possibile di poter avere la maggioranza per andare al governo e Ecco, poter governare da solo questo paese nei prossimi mesi. e questo è quello che sta dicendo un po' dovunque e lo ripetiamo qua, perché ho colto questo tono diverso. Il tono è quello suo, che è diverso da quello di altri, ma anche il contenuto ha un sapore diverso perché è il contenuto di chi vuole governare. Oggi Certo. a Milano Di Maio è qui nei nostri studi perché è venuto a Milano a portare avanti una proposta, mentre i giornali sono pieni della cosa dell'euro, ne parleremo. La proposta di oggi è la riduzione del numero e del peso delle leggi, anche l'abolizione degli studi di settore, l'abolizione di alcuni vincoli fiscali, un discorso che voi fate per le imprese, come se foste appunto forza di governo. Sì, io le dico, direttore, la prima cosa che oggi mi dice un imprenditore, un padre di famiglia o un libero professionista è: vi prego, non fate più leggi sulla sburocratizzazione, perché ogni volta che ne fate create altra burocrazia. In Italia ci sono 187.000 leggi. E a queste si somma una nuova legge ogni 2 giorni e mezzo. Il risultato è che i cittadini che ci guardano da casa, ogni volta che hanno un problema, non sanno più quale sia la legge di riferimento a quel problema e l'ente che glielo deve risolvere. E quindi si devono rivolgere a dei professionisti che a loro volta non sanno oggi quale legge sia cambiata perché ogni giorno cambia. Che cosa è successo in questi anni? C'era un'illusione per cui ogni problema di questo paese si doveva risolvere con una legge. Allora qualsiasi problema richiedeva una nuova norma che si sommava a quelle esistenti e tutto questo ha permesso ai disonesti in questa ragnatela di muoversi in maniera sempre più semplice e più facile. Mentre gli onesti, che rispettano tutte le leggi, restano immobilizzati. Che cosa abbiamo proposto noi oggi a Milano? E ringrazio anche i rappresentanti di associazioni di categoria di professionisti e imprenditori che c'erano, c'erano gli imprenditori della Brianza. Non facciamo più leggi per sburocratizzare, facciamo una legge che elimina le leggi inutili, invertendo l'onere della prova. Non sono più io cittadino che ti devo dimostrare attestato che sono onesto. Io sono onesto e sei tu al massimo che devi fare i controlli e vedere se mi sto comportando come dico correttamente. Io sono onesto fino a prova contraria, non disonesto fino a prova contraria. E quindi invece di continuare a dire agli professionisti e alle imprese fateci per 130 giorni l'anno la burocrazia, spesometro, redditometro, studi di settore, split payment, noi aboliamo tutta questa roba. E a costo zero, non servono soldi per Quindi abolire. spesometro e anche studio Aboliremo. di settore. Quante Noi leggi il primo vogliamo anno? abolire il primo anno 400 leggi, abbiamo lanciato un sito che si chiama leggidaabolire.it dove tutti i cittadini, ma soprattutto le categorie, possono proporci le leggi che secondo loro sono inutili. Quante volte abbiamo pensato, ma questa legge è inutile, questo certificato è inutile, perché lo devo presentare? Allora noi vogliamo abolirne 400, ma oggi partiamo dalle prime, che sono l'abolizione dello spesometro, del redditometro che tra l'altro non funziona più, degli studi di settore, dello split payment per i professionisti. Questo significa non favorire l'evasione, significa aumentare il gettito, perché più lo Stato è semplice, più le imprese lavorano, più i professionisti lavorano e più si fanno soldi, che significa che si pagano le tasse e si aumenta il gettito per lo Stato. Un'ultima cosa, il tema delle leggi è molto importante perché deve cambiare l'approccio dello Stato. Io non voglio uno Stato che passa il tempo a regolare ogni cosa della nostra vita. Le politiche pubbliche si fanno con le tasse, abbassandole dove, nelle categorie che tu vuoi aiutare e con gli investimenti. E per quello c'è una legge che si fa, la legge di bilancio a fine anno. Quindi il nostro obiettivo è abolire 400 leggi con una legge, non fare 400 leggi per sburocratizzare le 400 precedenti. Perché sennò si creano altri 400 soggetti che garantiscono controllo.
intermediano quelle leggi che si sommano agli altri E migliaia. dove poter presentare un progetto del genere se non nella regione che è traino dell'economia, delle imprese italiane, che è la Lombardia? Qui io sono venuto a presentarlo perché questi anni da deputato mi hanno arricchito molto, ma se ci sono delle parti del paese che mi hanno arricchito molto e mi hanno insegnato molto sul tema della burocrazia, sono sicuramente le zone del nord, dove c'è un grande tessuto produttivo che andrebbe ringraziato. Sa, io ho difficoltà a vedere il Presidente del Consiglio che si vanta del fatto che ha aumentato l'export, o che aumenta la produzione industriale, o che siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa, perché oggi, nonostante il 70% di tasse, nonostante tutta questa burocrazia che costa 22 miliardi di euro all'anno alle imprese, i nostri imprenditori ci hanno fatto diventare la prima forza per export in Europa e la seconda forza manifatturiera d'Europa. Ma hanno ringraziati, non bisogna strumentalizzarli. La politica oggi non ha meriti, anzi, gli ha messo degli ostacoli, ma loro sono dei grandi corridori. Quindi la vostra è un po' un risarcimento, ecco. Poi, Esatto. lei dice io voglio risarcirvi. E tra l'altro questa discussione come l'ha presentata adesso, che io è la prima volta che la sento direttamente, sembra un po' quella che fu fatta ai tempi della certificazione antimafia, quando c'erano molti imprenditori che dicevano ma tutte le volte se prendo un nuovo appalto devo rifarla. E qualcuno disse no. Vale una per tutte e poi fino a prova contraria noi pensiamo che sei onesto, però poi devi garantire che rimani onesto. Benissimo, questa è una novità assoluta, sarà sui titoli di domani, sui titoli di oggi c'era già la questione dell'euro, non Certo. la possiamo eludere, credo che faccia parte del vostro modo di presentarvi come forza di governo, no? A un certo punto questa è una novità. Ma le dico, non deve passare per un cambio di convinzioni o un cambio di linea. Io penso soltanto una cosa, che nel 2013, quando siamo stati eletti in Parlamento, la Germania aveva un governo monolitico. L'asse franco-tedesco era fortissimo. La Spagna era ancora un player forte e quindi era molto difficile, e c'era ancora l'Inghilterra a pieno titolo nell'Unione Europea, era molto difficile riuscire a contrattare ai tavoli, soprattutto con una classe politica che non ha mai creduto veramente nella forza dell'Italia ai tavoli europei per difendere le proprie imprese, per difendere la propria economia. Oggi è cambiato tutto. Oggi nel giro di 5 anni abbiamo la Germania che ci diceva dovete assicurare stabilità, da 90 giorni non riesce a fare un governo. La Francia ha i partiti tradizionali ridotti ai minimi termini da Macron. La Spagna ha un governo di minoranza e il Portogallo ha un governo di minoranza. Questo significa che l'Italia è molto più forte, solo che le deve usare queste forze. Perché io sono convinto che adesso è tempo di modificare le regole intorno all'euro e non di uscire dall'euro, ma dire fateci fare gli investimenti sforando il 3%, visto che la Spagna e la Francia già lo fanno. Fateci modificare i parametri di Basilea, così le imprese possono accedere al credito. Modifichiamo i trattati agricoli con i paesi del Nord Africa che stanno danneggiando la nostra agricoltura. Perché sono convinto che abbiamo più forza? Perché noi oggi siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa, siamo un paese fondatore dell'Unione Europea. E diamo 20 miliardi di euro al bilancio dell'Unione Europea ogni anno e ce ne rientrano solo 12. Siamo anche contenti di contribuire a questo progetto, però o si fanno i regolamenti europei, i trattati europei, le regole intorno all'euro per le piccole e medie imprese italiane anche, oppure noi una parte di quei 20 miliardi cominciamo a tenercela per aiutare i nostri imprenditori. Però la loro obiezione riguarda il nostro debito pubblico. E Qui hanno torniamo al ragione. solito circuito, perché c'è chi dice che il debito pubblico non si potrà mai sanare se la spesa dello Stato sarà sempre eccessiva, ed è un po' la prima parte del Certo. discorso che faceva. Però c'è anche chi dice, insomma, in ogni modo, un modo per diminuire e rientrare lo dovete trovare, lo dovete proporre se volete Io sono restare. d'accordissimo, le preoccupazioni sul debito pubblico che hanno gli altri paesi europei sono le mie. E voglio dire che non c'è un solo sindaco 5 Stelle che in questi anni non abbia ridotto il debito pubblico del suo comune. Abbiamo abbattuto il debito dei nostri 46 comuni in media del 30% negli ultimi 4 anni. Quindi siamo molto sensibili a questo tema. Però ci dobbiamo capire un attimo sulla ricetta. Qual è stata la ricetta fino ad oggi? Non potete fare investimenti in deficit, quindi tagliate da sanità, istruzione, investimenti, infrastrutture e riducete il debito. Risultato? Abbiamo fatto, hanno fatto la legge Fornero, taglia la sanità, taglia l'istruzione, taglia gli investimenti, ma il debito continua a segnare nuovi record. Spagna e Francia hanno fatto un altro discorso, hanno detto voi mi fate sforare il 3%, la Spagna per esempio,
prendo quei soldi e li metto nell'abbassamento del costo del lavoro. Il risultato è che in Spagna assumi un dipendente, lo paghi 1.300 euro netti, ma a te datore di lavoro ti costa 300 euro. Che cosa ha prodotto questo? Più assunzioni, più lavoro, loro crescevano al ritmo del 3%, noi dell'1%. Che cosa voglio fare io? Una cosa semplice, tagliare la spesa improduttiva dello Stato, 50 miliardi di euro almeno su 800 miliardi di euro, sprechi, privilegi, disfunzioni, prendiamo quei soldi e li mettiamo negli investimenti energia, grandi infrastrutture per il sud, piccole infrastrutture dove servono per il nord e per il centro, investimenti, cresce l'economia e con quei soldi ripaghiamo il debito e continuiamo a finanziare le misure. Lo hanno fatto gli altri paesi, voglio poterlo fare anche io, però per farlo devo avere la possibilità anche di fare investimenti in deficit e quindi ci fanno sforare un po' il 3%, prendiamo quei soldi e per esempio li possiamo mettere in quello che fa la Francia. Assistenza alle famiglie che fanno figli. Io sono molto preoccupato, la vera crescita da inseguire è quella demografica. Noi siamo l'ultimo paese in Europa per nascite, la Francia è il primo. Perché? Perché se ti nasce un figlio in Francia ti rimborsano pannolini, asili nido, babysitter, assegno di istruzione, 800 euro al mese fino al terzo anno di età per ogni figlio fino al terzo figlio. La famiglia c'ha poco, niente. Eppure siamo un paese molto legato alla famiglia. Questo, se cominciamo a fare questo con i soldi in deficit, investiamo, l'economia aumenta e avremo i soldi per ripagare il debito, ma questo è un ragionamento che farebbe qualsiasi artigiano, imprenditore. I tre temi che ha affrontato lei finora sono tali, così come me l'ha spiegati, li sta spiegando a me, io li sento così, congegnati per la prima volta. Se mi chiedessero, sa che in questi giorni molti leader hanno detto, beh, la fase è diversa, prima si trattava di affrontare una crisi che stava continuando a crescere, la crisi, oggi si deve fare una politica considerando che c'è un nuovo sviluppo. Se mi chiedessero a me, ma questi 5 Stelle adesso su che terreno si muovono? Mi pare che voi avete ricostruito un programma politico tenendo conto che i prossimi anni potranno essere di sviluppo e vorreste ridistribuire il reddito un po' diversamente. Le posso dire una cosa, io non credo nel fatto che siamo usciti dalla crisi. Ci sono regioni sicuramente che in questo paese stanno facendo molto e sono traino dell'economia, ma sanno benissimo quelle regioni che le altre sono ancora in profonda crisi. E non sto parlando solo di quelle del sud, sto parlando anche di periferie del nord, delle regioni del nord che hanno enormi problemi oggi economici per le loro famiglie. Io sono stato a Pane Quotidiano, che è l'associazione che distribuisce pasti con una mensa pubblica a chi è in difficoltà, qualche settimana fa a Milano. Il 70% degli italiani che vanno lì sono i pensionati che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese e vanno a ritirare un pasto. Allora io non aderisco a questa teoria per cui, anzi tesi per cui adesso siamo usciti dalla crisi. Io credo che siamo ancora nella crisi e queste ricette, se fossero state adottate 5 anni fa, veramente oggi il paese andrebbe molto meglio. Noi oggi stiamo soltanto agganciando una ripresa economica europea, che è una congiuntura molto debole, in cui i nostri imprenditori si sono infilati con l'export e stanno facendo grandi risultati grazie a loro. Stiamo agganciando anche in una maniera un po' lenta, perché per esempio i dati di ieri sulla disoccupazione giovanile ci dicono, sono dati che sono pure questi sui giornali di oggi, ci dicono sì, diminuisce, però aumenta il lavoro precario. Beh, e questo è un problema grosso, perché si sta un po' precarizzando il lavoro, no? Io, guardi, le dico questo, io vengo da un'area del nostro paese che ha oltre il 50% di disoccupazione giovanile. Lei viene da Avellino, dalla campagna, dalla no? provincia di Napoli, che tra l'altro è anche tristemente nota come terra dei fuochi, quindi tanti problemi. Ai miei conterranei, ma anche miei coetanei nel resto d'Italia, andare a dire che sta diminuendo la disoccupazione giovanile è veramente una presa in giro. Renzi ci sta facendo un favore continuando a dire questa cosa, perché in realtà l'unico effetto che produce è, da una parte, far arrabbiare quei giovani che se ne sono andati all'estero, è grazie a loro che si sta abbassando la disoccupazione giovanile perché non rientrano più nel computo, e fa arrabbiare tanti altri giovani che ormai hanno dei contratti così precari per cui il 33% dei contratti interinali in Italia oggi dura un giorno. Quello non è lavoro. Andate a dire a quei ragazzi che hanno avuto lavoro, quelle persone stanno cercando di giorno in giorno di farsi rinnovare un contratto molto spesso. In più, la grande truffa è che aumenta il numero di contratti di lavoro, ma mancano all'appello 1 miliardo di ore di lavoro rispetto ai periodi pre-crisi, quindi diminuiscono le ore,
aumentano i contratti. Questo è effetto della precarietà, dello spezzettamento dei contratti. Io dico soltanto che questo paese non avrà nessun futuro finché avrà questi livelli di disoccupazione giovanile o di precarietà giovanile. E l'unica cosa che produrrà è far andare i giovani all'estero, che andranno a fare magari figli all'estero, o qui non riusciranno a farli perché non hanno un avvenire. Io sono uno di quei giovani italiani, adesso ho 31 anni, ma sono entrato in Parlamento a 26 anni, che crede che le cose si debbano cambiare. Mi sono messo in prima persona e ci ho provato. Adesso l'appello va a tanti altri giovani italiani. Il movimento è uno strumento per cambiare le cose. Fatevi avanti, partecipate alle prossime elezioni politiche e proviamo a cambiare le cose prima di cambiare paese. 31 anni sono pochi, ma impressionato. No, lo dico io, perché ho più del doppio, lo dico con una certa invidia, però mi fa piacere, no? Che ci sia in altri paesi d'Europa è normale. Il nuovo cancelliere austriaco ha la mia età, esatto, il presidente della Francia ha 40 anni. Non sto dicendo che è troppo giovane per fare nulla. Il tema di economia, anzi, credo che sia un riallineamento dell'Italia, che è un paese di anziani, no? Molto spesso, proprio per i motivi che diceva lei prima, sulla famiglia. Io dico che è un paese di saggi, sì. E adesso noi dagli insegnamenti dei meno giovani dobbiamo trarre tanti insegnamenti per portare avanti attualmente questo paese, perché chi ha vissuto il periodo del dopoguerra, chi ha vissuto il boom economico, chi ha vissuto il periodo in cui l'imprenditore o il professionista o il lavoratore sono stati quelli che hanno fatto sviluppare la nostra economia, oggi ha gli strumenti anche per farci continuare a investire nelle cose reali in un'epoca in cui finanza e speculazione in borsa sembrano diventati l'unico orizzonte di sviluppo economico. Io la ringrazio, ma d'altra parte anche Grillo la ringrazia per questo riconoscimento della esperienza. Lo dico perché invece le chiedo, però il tema economico di quest'anno, che è stato terrificante per molti italiani, per troppi italiani, è quello della finanza, delle banche, terrificante, perché molti ci hanno bruciato i risparmi, e non i risparmi di centinaia di milioni ciascuno, ma alcuni proprio risparmi di una vita di 20.000, 30.000, 40.000 euro di una vita, e questo è un fenomeno grosso. Ancora oggi le polemiche divampano, stamattina sui giornali c'è questa cosa della... Guardi, per me è veramente uno scandalo, cioè sapete che il Presidente del Consiglio dei Ministri, che allora era Matteo Renzi, mentre stava per fare un decreto legge in 25 minuti che azzerava i risparmi di tutti i risparmiatori di quelle banche, di centinaia di migliaia di italiani, chiamava un imprenditore italiano, De Benedetti, e gli diceva: guarda, stiamo per fare il decreto legge. Quello attacca, chiama i suoi e gli dice: stanno per fare il decreto legge, comprate le azioni che ci facciamo soldi. La stessa sera probabilmente in cui centinaia di migliaia di risparmiatori stavano perdendo i risparmi di una vita, pensionati, padri e madri di famiglia. Allora, se questo è il modello del Partito Democratico, il modello di coloro che dovevano essere la sinistra in Italia, io quel modello lo combatterò con tutte le mie forze nel dire agli italiani che non vanno più votati, hanno fatto quello che hanno fatto con la Boschi, hanno fatto quello che hanno fatto con De Benedetti, adesso quei signori al massimo li possiamo mandare all'opposizione, ma io sarei più contento se li mandassimo a casa. Detto questo, da candidato Presidente del Consiglio dei Ministri, io ho tre doveri nei confronti di quelle persone: risarcirli per quello che hanno perso, prendendo i soldi dai dividendi di Banca Italia, che doveva controllare e non ha controllato, prendendo i soldi da maggiori tassazioni sugli istituti di credito che dovevano tutelare queste persone e non le hanno tutelate. La seconda cosa, la commissione d'inchiesta sulle banche deve essere permanente. L'avete visto, 2 mesi di commissione d'inchiesta, è successo un putiferio. Immaginate una commissione d'inchiesta che lavora per 5 anni sulle banche. Nessuna banca più si permetterebbe di fare quello che hanno fatto queste qua, se esistesse una commissione d'inchiesta permanente. E la terza cosa importante è che d'ora in poi chi deve controllare gli istituti di credito non può essere più solo Banca d'Italia. Banca d'Italia esiste, si mantiene, ma magistratura e guardia di finanza devono esercitare il controllo sugli istituti di credito. Io devo fare in modo che non accada più quello che è già accaduto a queste persone, e queste persone meritano un risarcimento e dobbiamo risarcirle, e noi al governo le risarciremo per quello che hanno perso. Lei ha puntato molto appunto sulle responsabilità presunte, insomma vedremo, del Presidente del Consiglio Renzi. In realtà la Commissione delle Banche ha evidenziato che in queste banche ci sono alcuni nomi di debitori eccellenti che ricorrono
quasi tutte quelle banche che sono andate in crisi avevano delle sofferenze in quasi tutti i gruppi bancari. Nei primi posti dei debitori compaiono le stesse persone, De Benedetti è, credo, se si sommano tutte le banche, in testa alla classifica. Certo. A me ha colpito più questo addirittura, perché l'economia. Però lei ha detto anche: io ho il dovere, perché sono in corsa per fare il Presidente del Consiglio. Doveroso chiederle, dopo quello che ho sentito sempre in giro, ma lei farà lei il Presidente del Consiglio? Lei è sicuramente il leader in questo momento del Movimento 5 Stelle, ma mi può dire sì, se vinciamo sarò io il Presidente del Consiglio? Beh, ovviamente. Perché si è sentito di tutto, si è sentito di tutto. Di Maio vince le elezioni, ma poi ha pronto un governo in cui ci sono altri nomi, insomma. No, allora, noi abbiamo presentato a settembre il nostro candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, votato dai nostri iscritti, e i nostri iscritti hanno individuato me. Il mio dovere prima delle elezioni è anche presentare una squadra di governo, certo. Quindi presenterò i candidati ministri. Perché abbiamo fatto questo? Proprio per non cadere nelle solite pratiche politiche, per cui negli anni abbiamo votato Berlusconi e ci ritrovavamo Monti, abbiamo votato Bersani e ci ritrovavamo Letta, Gentiloni, Renzi. Quindi con noi non si vota a scatola chiusa. Noi voteremo un governo, con la fiducia ad un governo con a capo Luigi Di Maio, cioè io. Detto questo però, se non dovessimo avere i numeri per riuscire ad ottenere la fiducia da soli, io spero di raggiungere il 40%, ce la sto mettendo tutta, e le voglio dire, in Sicilia abbiamo portato il movimento al 35% nelle peggiori condizioni politiche, c'era voto di scambio, arrestati, c'era di tutto. Credo che ce la possiamo fare ad arrivare al 40%, ma se non dovessimo farcela, l'appello nostro a collaborare con gli altri gruppi parlamentari ci sarà. Noi saremo disponibilissimi a collaborare. Questa è una grande novità per il Movimento 5 Stelle. Sì. Nelle scorse elezioni io avevo sentito un'ipotesi diversa. O vinciamo noi o siamo all'opposizione. Questa volta lei sta dicendo o vinciamo con il nostro governo o siamo pronti ad andare in Parlamento e a dire mettiamoci d'accordo su un altro governo e avete una lista. No, mettiamoci d'accordo su un programma di governo, non su un altro governo. Ma però con dei nomi, deve essere concordati. No, i nostri nomi saranno presentati e non saranno nomi patrimonio del movimento. Noi presenteremo, io voglio presentare una squadra di governo con dei nomi patrimonio del paese, così che possano comunicare a tutte le parti del paese. La vera sfida è prendere quei gruppi parlamentari che hanno sempre ragionato con mi dai questo ministero, il sottosegretario, e dirgli no, io ti permetto di approvare insieme a me una legge che abbassa le tasse alle imprese, una legge che istituisce un reddito di cittadinanza per i pensionati in difficoltà, per portare le pensioni sopra la soglia di povertà. Noi non dobbiamo più fare gli accordi politici sulle poltrone e sulle dinamiche di potere, li dobbiamo fare sui temi. Allora io voglio dire a tutti i gruppi parlamentari, la sera delle elezioni, perché non so prima adesso quanti voti prenderanno, e dire ditemi quali sono le vostre priorità per il Paese, noi abbiamo queste, mettiamole insieme, facciamo un programma di 5 anni e facciamo quelle cose che da 30 anni stiamo aspettando e non arrivano mai. Usciamo dal nominalismo, perché la sento parlare e penso, no? Mentre lei parla io penso, usciamo dai nomi, che ognuno si appropria del suo, della sua formula, ma insomma reddito minimo garantito, salario minimo orario e poi pensione minima, su queste tre cose le ho sentite con diverse nomi, però su queste tre cose lei lo dice, l'ho sentito dire da altri, cioè voi sareste certamente d'accordo. Pensioni. Sulle pensioni il problema è più grande, perché il centrodestra propone l'abolizione della legge Fornero. È stato ribadito, replicato, non si può fare perché costerebbe tantissimo. Voi però l'avevate proposto addirittura, penso assieme alla Lega, ma molto tempo fa, non assieme alla Lega, ma contemporaneamente avevate proposto subito abolizione della legge Fornero. Beh, continuate a pensarlo? Siamo rimasti gli unici, perché l'accordo sul centrodestra l'altro giorno si doveva basare sull'abolizione della legge Fornero. Salvini ha detto ho convinto Berlusconi a abolire la legge Fornero. Ieri Berlusconi ha detto che la legge Fornero non si abolisce più. Quindi la maggioranza di centrodestra, la coalizione di centrodestra è durata 24 ore. Noi continuiamo a pensare che si debba portare avanti l'abolizione della legge Fornero. Il costo? Il costo. Noi abbiamo un progetto che si chiama Quota 41, che presto vi presenteremo, e che si basa sul concetto che tu a 41 anni devi andare in pensione. Non esiste 41 anni di lavoro. Sì, no. Quindi, se no facciamo i baby pensionati un'altra contributivo, volta. Contributivo, sistema contributivo relativo a 41 anni di devi lavoro. Devi andare in pensione, a 41 anni di lavoro devi andare in pensione. Non esiste più il controllo, il tempo di lavoro e l'età.
questo progetto qui, noi adesso ve lo presenteremo anche con tutte le coperture economiche, perché il nostro programma elettorale è tutto coperto, nel senso che saprete dove andremo a prendere i soldi, però noi restiamo dell'idea che la legge Fornero vada abolita, non solo per chi deve andare in pensione, ma per tutti i giovani che devono entrare nel mondo del lavoro. E le posso dire una cosa, io non permetterò mai con un mio governo che chi si trova oggi in condizioni di precarietà, di povertà, chi doveva andare in pensione e non c'è andato, si senta dire dobbiamo trovare le coperture. Io le coperture le voglio trovare magari con più difficoltà per assicurare sempre 1 miliardo di euro alla Camera dei Deputati di funzionamento, i 7 milioni di euro delle pulizie. Cioè, se in questo paese ci dobbiamo chiedere dove trovare le coperture, non è per i pensionati. Mettiamo che per i pensionati i soldi ci sono, non ci sono, magari li dobbiamo trovare per far funzionare il resto delle cose meno utili o inutili. E questo approccio sta invertendo le priorità. Io inverto le priorità. Lei dice per i pensionati e per la sanità è essenziale, diamo per scontato che se non c'è quello il bilancio dello Stato non ci serve. Esatto. Per il resto vediamo. Per il resto vediamo. Questo è l'approccio. Guarda, io no? Quando sono arrivata alla Camera ho trovato che i parlamentari si facevano pagare pure le punture d'insetto e le insolazioni a 300.000 euro all'anno. 1 milione di euro per rimborsare i viaggi agli ex parlamentari. Che senso ha pagare i viaggi agli ex parlamentari se li abbiamo mandati a casa? Questa roba l'ho fatta saltare. Ora stiamo parlando di 1.300.000 euro, non di miliardi. Ma con lo stesso approccio vi posso assicurare che ci metteremo al lavoro a tagliare le spese inutili dello Stato. Beh, voi su molte cose avete detto la vostra per primi nell'altra legislatura e all'inizio, e dopo molti hanno seguito alcune cose magari differenti, sono arrivate in maniera io credo che abbiamo avuto la nostra funzione in questa legislatura, perché hanno finto di abolire i rimborsi elettorali, però qualcosa se lo sono tolti, hanno finto di tagliare gli stipendi, però qualcosa l'hanno tagliato. Io le dico, in questa campagna elettorale posso andare dagli italiani e dire che faremo una legge per abolire i vitalizi, tagliare gli stipendi ai parlamentari, eliminare i doppi stipendi, le auto blu e i voli di Stato, per una semplice ragione: io l'ho già fatto insieme a tutti i miei colleghi. Io da vicepresidente della Camera esco da questa legislatura senza aver mai toccato la mia auto blu, il mio volo di Stato, non ho mai preso il doppio stipendio, i doppi rimborsi e ho rinunciato al mio vitalizio. Per me varrà la Fornero come per tutti quanti gli altri. L'unico modo per abolire la legge Fornero è applicare la Fornero ai parlamentari, e vedrà come tutti i parlamentari vorranno abolirla. Finché loro prendono i vitalizi ai cittadini della Fornero, questa cosa non funzionerà mai. Beh, fa sorridere. Lei è arrivato con un bellissimo van del Movimento, sì. Quello che usa, che è divertente. Lo abbiamo brandizzato. Colorato, sì. Brandizzato, quindi non c'è l'auto blu, questo l'ho visto. Adesso la regia, io fino adesso ho parlato del programma che è, non dico sorprendente, ma ci sono elementi di novità. Chi ha voluto sentire, poi lo faremo rivedere, risentire. E anche della vostra proposta. Adesso, se la regia ci dà la pubblicità, noi prendiamo fiato, bevo un bicchiere d'acqua e naturalmente dopo parliamo un po' delle vostre grane, perché ci sono le vostre proposte, ma anche le vostre grane. Come sempre. Benissimo. Allora, pubblicità. Ecco, torniamo in studio con Luigi Di Maio. Naturalmente in tutta la prima parte dell'intervista noi abbiamo affrontato i temi che saranno quelli della campagna elettorale, ma che soprattutto Di Maio ha spiegato saranno i capisaldi di un possibile governo affidato ai 5 Stelle, con molte differenze che ho notato io, che seguo in tutti questi anni, ho seguito un po' la politica e lo sviluppo, differenze di toni, differenze di proposta, differenze di interlocutori anche, perché la proposta non viene fatta solo verso il popolo, i cittadini che rappresentano la forza, gli interlocutori dei 5 Stelle, ma anche vengono fatte a imprenditori, a categorie, insomma, quello che vuole fare un partito di governo. Naturalmente cosa ho notato Di Maio? Glielo dico subito. Una differenza di toni che si rifà anche a una differenza personale. In questi anni i 5 Stelle ci sono stati, quindi li abbiamo osservati, sentiti, studiati, analizzati, qualcuno ha detto cose più o meno giuste, qualcun altro ha esagerato, però un'idea uno se l'è fatta, e oggi l'idea dei 5 Stelle, del movimento di Di Maio, è un'idea che comprende tutto ciò che c'è stato, non lo esclude, però è un po' diversa dai toni che abbiamo sentito da Grillo o dal primo Casaleggio o
da altri suoi colleghi, e questo naturalmente dipende dalla persona, ma forse avete avuto anche un dibattito interno? Ah, io credo che ovviamente il Movimento 5 Stelle in questi anni si è sempre evoluto, senza mai tradire i propri principi e le proprie regole interne. Poi ognuno porta la propria personalità, cioè la forza anche di questo movimento è che ci siamo io, Alessandro Di Battista, Beppe Grillo, Paola Taverna, Nicola Morra, ognuno con la propria personalità, ci sono i nostri attivisti, i nostri consiglieri comunali e regionali. L'importante è essere coscienti di dove si vuole andare. Noi vogliamo governare questo paese per cambiarlo, cioè io non immagino la vittoria come noi che vinciamo le elezioni. La vittoria è noi che approviamo la legge che abolisce un po' di leggi, noi che approviamo la legge sulle pensioni, noi che approviamo una serie di misure che finalmente fanno investimenti in determinate parti del paese, soprattutto nelle aree che non hanno ferrovie, non hanno strade, non hanno autostrade. Questo è quello che vogliamo fare, e se questo è l'obiettivo, dobbiamo essere anche coscienti che governare significa programmare una serie di azioni e portarle a termine. Le dico però che sono molto orgoglioso anche del fatto che abbiamo elaborato un nuovo statuto del movimento, che è quello di cui si è sentito parlare negli ultimi giorni, che inasprisce una serie di regole interne per fare in modo che chi viene eletto in Parlamento si deve tagliare gli stipendi, deve rinunciare ai privilegi, ma soprattutto chi si candida con noi deve essere incensurato, anche se sei solo indagato e viene fuori che dalle carte cose sospette, vai fuori. Ti devi candidare dove sei residente, cioè devi conoscere il territorio per candidarti, non ti puoi paracadutare a Trento o a Palermo perché c'è un collegio sicuro. Noi abbiamo rafforzato le nostre regole etiche in modo tale da dire ai cittadini: guardate che se ci votate avete la certezza che facciamo quello che abbiamo detto, non perché siamo superuomini, ma perché abbiamo delle regole chiare che vorrei che adottassero anche le altre forze politiche, poi vediamo quanti ne restano. No, ma lei non ha mai governato, quindi noi dobbiamo naturalmente avere, come si fa sulla presunzione di innocenza, no? Come fa la Costituzione, noi dobbiamo avere la presunzione di assoluta trasparenza di Di Maio che non ha mai governato, però intanto questa questione delle regole che sono rigide è vera, però poi ci sono stati, e vale per i nuovi naturalmente che si presenteranno, però poi ci sono stati anche degli esponenti dei 5 Stelle che invece hanno governato nel loro piccolo, certo, e che non sempre hanno rispettato questo. Quando la sindaca Raggi ha un avviso di garanzia ci sono poi molti modi di interpretarlo, io sono tra quelli che lo interpreta in senso garantista, quindi non le dico assolutamente, però se lei l'avesse dato in mano alla pura interpretazione rigida, mettiamo, di Di Battista, quello le avrebbe detto te ne devi andare, invece il movimento ha deciso di difenderla e comunque la continua a difendere. Come vede la cosa non sono così semplice, no, ma le regole perché che... sa come sono le leggi, per gli amici si interpretano, sì, per gli avversari si applicano. Questo è quello che non dobbiamo fare noi, tant'è vero, esatto, che le regole che applicheremo ai nuovi parlamentari sono già le regole che abbiamo applicato ai vecchi parlamentari, e sono le regole che si applicano a tutto il movimento, lo statuto si applica a tutti gli eletti, non solo al nuovo gruppo parlamentare. E proprio come le dicevo, se ti arriva un avviso di garanzia e dalle carte viene fuori un comportamento che non è corretto, non aspettiamo il terzo grado di giudizio. Come in passato noi abbiamo detto in questi anni ad alcuni sindaci: guarda, o ti dimetti oppure ti togliamo il simbolo, ed è successo. Nel caso ovviamente in questione, se ci dovessero essere condanne in primo grado, oppure se uscivano fuori delle cose immorali che non sono venute fuori, allora si sarebbe applicato il caso Roma è un caso particolare, perché possiamo discuterci tanto tempo sopra come un paradosso. Perché il caso Roma è un caso per cui il sindaco di Roma si trova di fronte a un'emergenza da sempre, in questa emergenza ne aggiunge di suo, perché la nomina degli assessori è una sequenza infinita. Se noi prendiamo, sento sempre dire, mica in due anni si può risanare, ma nemmeno in due anni si possono cambiare 7 assessori però, perché altrimenti uno dice, vabbè, così, uno viene... Risultato, sì, i rifiuti di Roma non c'è come raccoglierli e dove metterli. Risultato parziale, i rifiuti vengono destinati all'Emilia-Romagna ad un termovalorizzatore che è di una personalità cresciuta nel Movimento 5 Stelle e allontanato proprio per quel termovalorizzatore, Pizzarotti. Allora,
qua uno rimane sconcertato. Però dobbiamo un attimo fare chiarezza, perché altrimenti rischiamo di raccontarla per quello che non è. Prima di tutto, io penso che un mister può cambiare quanti giocatori vuole, l'importante è che vinca il campionato. Quindi a me non interessa. Ma la Raggi non sta vincendo il campionato. Beh, mi dia la possibilità di farla governare 5 anni e vediamo alla fine dei 5 anni se abbiamo vinto o no il campionato. Perché guardi, in questi giorni in Sicilia sta succedendo per esempio di tutto, no? Con la giunta Musumeci si è dimesso già un assessore, sì. Non c'è il numero legale in aula, però non se ne parla. Quando invece Virginia Raggi sta facendo una cosa: affrontare l'emergenza rifiuti di Roma con un atteggiamento totalmente diverso da quelli di prima, perché si sono sempre portati i rifiuti di Roma fuori regione, perché nei periodi di picco, come quelli delle vacanze natalizie, ci sono più turisti a Roma. Lo sa il costo? E ci sono... sì, lo conosco bene, lo le dico... e ci arrivo. L'obiettivo qual è nostro? Non far andare più i rifiuti fuori Roma. Che stiamo facendo rispetto a quelli di prima che non facevano nulla e facevano business con Cerroni sui rifiuti? Stiamo costruendo 3 impianti, 2 di riciclo, 1 di riciclo e 2 di tritovagliatura. Questo significa che da qui ai prossimi anni, con la costruzione dei 3 impianti, avremo risolto il problema di portare i rifiuti fuori regione. Per ora quello che stavamo facendo è quello che facevano tutti gli altri: nelle more che costruiamo gli impianti che gli altri non avevano costruito, portiamoli in Emilia Romagna, 180 euro a tonnellata. Poi vediamo che l'Abruzzo 150 euro a tonnellata, facciamo risparmiare i romani, invece dell'Emilia li portiamo in Abruzzo. Non si spende 50. Quello che... Sa, no? Vabbè, ovviamente io spero sempre che si possa tornare a livelli etici nella gestione dei processi pubblici, però sappiamo anche che Roma non è Milano, no. Se non per dimensioni, che sono totalmente diverse. Ma noi stiamo cercando di risolvere il problema. 3 impianti nuovi. Si dice, ma voi siete contro gli inceneritori. Noi stiamo costruendo gli impianti per dimostrare che con la differenziata si risolve il problema dei rifiuti. Ma anche se volessimo costruire un inceneritore, non è che domani lo costruiamo, comunque ha bisogno di tempi. Il problema vero è che si è strumentalizzata questa cosa, non è dai giornali né... La verità è che le tre regioni che hanno interloquito, Lazio, Emilia Romagna e Abruzzo, sono 3 regioni a guida PD. Questi governatori stanno giocando con i servizi dei romani per la campagna elettorale delle politiche. La smettano di fare questo e ci consentano di avere un rapporto istituzionale corretto in un periodo di emergenza che non abbiamo creato noi, ma stiamo risolvendo noi. La differenziata è aumentata a Roma. Quest'anno sarà un anno in cui crescerà molto ancora. Abbiamo fatto gli investimenti nei 3 impianti. Nel quartiere ebraico di Roma siamo all'80% di differenziata, utilizziamo addirittura i microchip in alcuni quartieri per la differenziata. Stiamo facendo quello che avevamo detto, ma dateci 5 anni per governare una città, che poi sembra una regione per quanto è grande, che è stata abbandonata negli ultimi 20 o è stata ancora peggio martoriata. Però non c'è più un'ostilità per gli impianti di smaltimento. Ma gli impianti qui a Milano, qua vicino a dove stiamo parlando, c'è Brescia col suo termovalorizzatore, danno l'acqua calda e la luce. Sì, ma in tutta Europa ormai abbiamo scoperto che gli inceneritori sono i principali nemici della differenziata. Anche qui ci sono stati dei casi di ammissione in cui si diceva: noi per far mangiare l'inceneritore non facciamo la differenziata. Ci sono delle province come quella di Treviso che fa oltre il 90% di differenziata e non ha inceneritori e non incenerisce. Certo. Questi modelli noi li vogliamo attuare in altri posti Italia, ma voglio dire una cosa, c'è un dibattito per cui dicono: no, loro non vogliono fare gli inceneritori e c'è l'emergenza rifiuti. No, l'inceneritore o gli impianti alternativi agli inceneritori hanno bisogno di tempo per essere costruiti. Noi vogliamo costruire le alternative, che hanno bisogno degli stessi tempi dell'inceneritore se non meno, per risolvere il problema e non mandarli più fuori regione. Oggi abbiamo affrontato questa questione e la sindaca Raggi la sta affrontando col massimo dell'attenzione. Ce la fa la sindaca Raggi? Io credo che io la conosco bene. Io la sento, non ho nessun motivo per dubitare di lei. Però, e non avevo neppure nessun motivo per avercela pregiudizialmente con la sindaca Raggi, che all'inizio è stata praticamente linciata come voi avete denunciato. Credo che sia stata... Condivido, eh? Credo che, se non sbaglio, sia stata ospite tra le prime trasmissioni proprio a TG. Sì, sì, ma io ho condiviso fin dall'inizio questa vostra denuncia, fu più di Battista che sua, sulla differenza di trattamento. Ah, se fosse differenza di trattamento da parte dei giornali, da parte nostra, l'ho condivisa, l'ho anche detto, l'ho detto in questa rubrica, quindi non me la rimango. Mangio certamente, avevate delle ragioni.
però ho come l'impressione che non ce la fa più perché si è logorata nel cambio degli assessori, nel cambio. Secondo questa me è la mia si sta dando, impressione. Secondo però... me si sta dando questa immagine perché c'è una strumentalizzazione evidente. Guardi che cosa è successo con quell'albero di Natale. Ecco, l'albero di a forza Natale, di povero albero. Continuando a strumentalizzare quell'albero da parte di o giornali o partiti che lo attaccavano, l'hanno fatto diventare un fenomeno nazional popolare. Cioè Piazza Venezia ha avuto il 10% di visitatori in più che andavano all'albero. Io l'altro giorno sono passato di lì e ci sono turisti che si fotografano con Spelacchio. L'effetto Spelacchio è lo stesso mediatico che si è creato sul movimento in questi anni. Ci hanno attaccato così tanto che ci hanno fatto diventare simpatici, ci hanno fatto dubitare i cittadini del fatto che tutti i problemi, tutte le cause di questo paese fossero per colpa, ci fossero per colpa nostra. E io veramente invito a continuare così. Invito alcuni media a continuare così contro di noi, perché sono la nostra assicurazione sulla vita. Lei dice anche il Colosseo è pieno di buchi, non è la Cappella Sistina. No, va bene, non facciamo. Poi no, le dico, noi ci siamo presi la responsabilità di mettere a posto quella città. Virginia Raggi è il sindaco che negli ultimi 2 anni ha approvato per primo il bilancio di una grande città. Stiamo aspettando ancora i bilanci di tante altre città in Italia. L'ha fatta approvare, ha recuperato risorse, ha fatto più investimenti. Io seguo i Comuni 5 Stelle da oltre 4 anni e so una cosa, che nei primi 2 anni si tagliano le spese inutili e si appostano le spese utili per fare gli investimenti. Negli ultimi 3 anni di mandato si vedono i risultati ed è questo quello che succederà anche a Roma. Anche a Torino il sindaco ha commesso una grande ingenuità con quella nottata senza sicurezza. Io pure lì non mi interessa insistere sulla critica, però lì c'è stato un difetto di inesperienza, c'è stato un difetto di ingenuità. Certo è stato un però fatto. Ricordiamoci che l'ordine pubblico e stiamo parlando di una città che funziona benissimo. Sì, ma ricordiamoci che l'ordine pubblico in questi casi è tutelato dalla prefettura, dalla questura e dal comune. Certo. E io non ho capito perché alla fine ci si è accaniti soltanto su Chiara Appendino. Perché è il responsabile della salute dei cittadini è il sindaco. Ho capito che non è il responsabile della salute, ma lì era stato rispettato, poi c'è un'inchiesta in corso e così via. Ma dire che per quella ragione Chiara Appendino non è un buon sindaco, secondo me, allora o applichiamo questo parametro, questo genere di parametro a tutto il resto, allora i parametri si applicano a Virginia Raggi, li applichiamo a tutti gli altri sindaci d'Italia, per esempio del PD o di Forza Italia, vediamo quanto hanno fatto di debito nelle loro città, vediamo come stanno gestendo i servizi e poi allora li cominciamo a valutare. Io vedo un accanimento verso i nostri sindaci, poi non sto dicendo che non fanno errori, sì, pure io faccio errori, tutti li facciamo, però oggi siamo in un momento in cui c'è un accanimento particolare verso i nostri. Comunque lei sta uscendo come leader, giovane e nuovo, che però difende tutto quello che il movimento ha fatto e non credo che sia una cosa negativa per io dico una cosa, se non difendessi quello che facciamo, allora vorrebbe dire che dovremmo intervenire, è un'altra storia. Le faccio ancora 2 o 3 domande, perché c'è stata la questione delle liste, delle parlamentarie, però ho visto che c'è una differenza che lei ha spiegato in questi giorni tra i collegi uninominali, la nuova legge, la vecchia legge e le parlamentarie. Lì però si è parlato del sistema su internet che prima aveva funzionato e che adesso è troppo aperto, non garantisce il voto segreto, eccetera. Voglio sentire la sua opinione e chiuderla questa vicenda. Ma le parlamentari sono sempre state il nostro metodo di selezione online e poi tra l'altro le posso assicurare che io sono un esempio del fatto che non conoscevo Grillo e Casaleggio nel 2013, mi sono candidato, sono entrato nelle liste e sono entrato in Parlamento. Noi stiamo facendo due processi distinti. Questa è una legge elettorale che ha i collegi plurinominali e gli uninominali. I plurinominali sono liste bloccate, i partiti se le stanno decidendo nelle segrete stanze, noi facciamo le selezioni online, che significa che ti presenti il tuo curriculum e gli iscritti della nostra forza politica decidono chi debba stare in lista e chi no. Poi ci sono gli uninominali, che come lei sa, io non ho mai partecipato ad un'elezione con gli uninominali, però sappiamo bene che sono collegi territoriali in cui ci si scontra sul territorio, in cui il candidato deve conoscere quel territorio. E su questo abbiamo fatto un altro ragionamento, dire stabiliamo sempre le stesse regole, quelle che ho detto prima, quindi regole rigide per chi si vuole candidare con noi, ma anche un appello alle migliori risorse di questo paese, energie, intelligenze, che vogliono partecipare a questo cambiamento, fatevi avanti. Il risultato è stato veramente incredibile. Noi abbiamo non solo persone che si stanno proponendo per gli uninominali che vengono al mondo della ricerca, del giornalismo, dell'università, penso ad Emilio Carelli, che è uno storico vostro fondatore, direttore.
una persona che si è messa in gioco nel movimento, ma non solo negli uninominali, per esempio il comandante De Falco, che è una personalità del nostro paese, quello che disse a Schettino risalga a bordo della nave quando stavano morendo le persone, e non solo. Ed è una persona tra l'altro di una professionalità e di una sua carriera militare indiscutibile, lui addirittura si è proposto per i plurinominali, quindi farà le selezioni online. L'umiltà di persone del genere che vengono e dicono voglio partecipare a questo progetto, sono disponibili anche a farmi selezionare i vostri iscritti, è qualcosa che mi sta aprendo il cuore, le dico la verità, perché stanno arrivando tante persone che mettendosi in gioco arricchiranno questo progetto. Credo che sia stata una bella chiacchierata, io ho sentito un sacco di cose, chi ci ha sentito pure, le faccio solo un'ultima domanda per mia curiosità personale e per mia curiosità personale nei confronti di Luigi Di Maio. I vaccini. Guardi, è uscito adesso un libro che si chiama La congiura dei somari, di un professore, che è il consiglio della Rizzoli, le consiglio di leggere, ed è la somma di quante stupidaggini sono state dette contro la scienza sui vaccini. Qualche volta è venuto fuori questo argomento, non solo da voi, non solo da voi. Ieri Salvini ha detto se governassi leverei l'obbligatorietà dei vaccini, ma è una cosa diversa. Qualche volta si è detto, ma il Movimento 5 Stelle ha preso tanti consensi su cose antiscientifiche sui vaccini. Voglio sapere sinteticamente la sua posizione sui vaccini. Sono vaccinato, vaccinerei mio figlio, basta. I miei fratelli sono vaccinati, tutta la mia famiglia è vaccinata e crediamo nei vaccini. Ci fermiamo qua. La ringrazio moltissimo. Grazie. Grazie e alla prossima volta. Grazie mille.